C'è stata una trasmissione delle Iene, mi sembra, che chiedeva ai politici cosa dicesse il primo articolo della Costituzione italiana e non lo sapevano, il 90% non sapeva cosa fosse. Quindi credo che sia importante partire dalle basi concrete della sovranità, a mio avviso. Sì, E la perché solidarietà? siamo ormai contro la Costituzione in questo governo, no? Dovrebbe, beh, Siamo un po' oltre la la Costituzione nostra italiana. basterebbe applicarla, Sì, sarebbe perfetto se fosse applicata. non è applicata, vero? Diciamo Quindi, francamente. secondo me, cioè, penso che molti condividono la mia opinione che non è applicata in pratica, anche se è scritta molto molto bene. E la solidarietà, a mio avviso la solidarietà è qualcosa che va riscoperto e in questo periodo di crisi credo che la crisi possa essere utile proprio nel riscoprire la solidarietà, perché io, come intendo io, non è la solidarietà nel senso di beneficenza, è il concetto di condividere Giovanni, guarda quello il lì. Sì, è lavoro. vero, c'è tanto lavoro, purtroppo però non paga nessuno ed è meglio non lavorare del tutto. Questo è anche vero. Cioè, c'è tanto lavoro, ma mancano i soldi, manca la liquidità per pagare. C'è il lavoro, però è difficile essere retribuiti, sbaglio? Beh, c'è un dato, allora dico un dato che poi magari l'esperto penso confermerà. A livello mondiale abbiamo che la carta moneta, quella che abbiamo in tasca tutti quanti, è pari all'1% della massa monetaria. Un 10% è la moneta elettronica, i bit scritti sui conti correnti, eccetera, eccetera. Un altro circa 13% sono i titoli di Stato dei vari stati e tutto il resto, che è più del 70%, sono titoli derivati, i famosi CDS. Alfredo Credo che. Bellucco, poi sentiamo Ortica. Fammi una considerazione. Tu sei venuto qua per dire delle cose forti. Signori, non si fa niente senza i soldi e se le banche non li danno, gli imprenditori fanno questo. Purtroppo è successo Vai a farlo venerdì vedere. scorso che un imprenditore, dopo essere uscito da una banca, molto probabilmente non si sa, ma è probabile che sia così, non gli hanno dato il credito, ha deciso di farla finita e è una cosa biasimevole, naturalmente da biasimare, però è una cosa che fa male. Io oggi sono stato al funerale e c'era tanta gente costernata, ho parlato con tanti imprenditori e il problema è che io sono di fede contribuenti Veneto, noi analizziamo i conti correnti degli Cioè, Alfredo, tu imprenditori. mi stai dicendo che quello che hanno detto i miei intervistati forse non è Assolutamente, reale? solo sull'edilizia, ma non sono dati miei, sono dati dal CGIL del Veneto e penso che Sernagiotto me li conferma, perché erano su tutti i giornali poi tra l'altro, solo l'edilizia ha perso 32.000 posti di lavoro sul Veneto e naturalmente la crisi è talmente grave e io vi invito a vedere domani sera sulla 7 Piazza Pulita che faranno proprio un servizio di 2 ore proprio su questa cosa qui, riferito proprio all'Alta Padovana, dove ci sono imprenditori, ma non solo dell'edilizia, anche di altri settori che sono letteralmente strozzati dalle banche. Bene, grazie. Pubblicità. Quello che ha scritto una cittadina. È vero che i soldi non ci sono. Voglio vedere quanto bravo sarà il professor Monti, che è un uomo di potere legato ai poteri forti, che capacità avrà nel nostro territorio di far riaprire i rubinetti alle banche perché eroghino di nuovo il credito a tutti quegli imprenditori che hanno voglia di fare, giovani che hanno progetti da portare avanti e che non sanno come finanziarsi. Ma devono essere progetti di finanziamento equi, equi. Sì, ma Monti, secondo me, farà gli interessi dei grandi, no? Dei grandi gruppi. Lui è un banchiere, non mi fa pensare bene il fatto che abbia voluto, per esempio, valutare la possibilità di abbassare la tracciabilità delle transazioni a 300 Sì, che euro. dopo Questo vuol dire favorirà mettere fuori in corso i 500 euro? Ma scusami, se esiste la banconota da 500 euro, ma qua in Italia qualcuno è fuori con la testa, esiste la banconota da 500 e non si può pagare fino a più di 300, non si può usare la banconota, ma qua, ma da chi abbiamo delegato a governarci? Non Ma fate niente. chi lo che deve dire, ma è un morador, e se lì è più bravo? Sì, ma è il principio del controllo dello Stato sul cittadino che non va bene. Cioè, bisogna costruire un nuovo rapporto, caro Grandi. Stato e cittadini, serve uno Stato leggero,
cioè meno Stato, che vuol dire migliore Stato, che non vuol dire minore Stato, ma vuol dire meno Stato e più società, la sussidiarietà orizzontale, perché la sussidiarietà verticale è tra Stato e propri enti, ma quella orizzontale è il rapporto con i cittadini. Noi dobbiamo fare una grande riforma fiscale legata non solo al reddito ma anche al rischio. Facciamo un esempio, un dipendente pubblico a tempo indeterminato, in un tempo così difficile come questi 3 anni, ha dormito tutte le notti serenamente. Uno invece che lavorava in un'impresa, dalla sera alla mattina potrebbe trovarsi senza. È un valore questo o no? Secondo me sì. Allora tu vuoi essere un dipendente dello Stato a tempo indeterminato, paghi il 45%, lo vuoi a tempo determinato perché tu ritieni che hai un contratto di 3 anni, ma sei così bravo e se hai così voglia di lavorare, paghi il 20% di tasse. Cioè la sfida è in un nuovo modello di Stato, molto più leggero, le province è un ente inutile, 8.154 comuni, 3.000 comuni sotto i 1.000 abitanti, mi dispiace per i sindaci, vanno azzerati. Le regioni, ma perché una regione come la Lombardia, che ha 10 milioni di abitanti, ha la stessa possibilità di legiferare del Molise, che ne ha 420.000? Ce le vogliamo dire queste cose? Allora, io spero che Monti faccia questa grande organizzazione, ma lo sento parlare solo di tasse, di ICI, di patrimoniale. Le banche sono andate al governo per evitare il loro fallimento, no. Ma io direi di più. Che ormai siamo governati dai banchieri. Sotto i conti, i duchi e i marchesi, si pagava il 10% delle tasse, la decima. Era la decima, ti ricordi? Era la decima, i nostri nonni si ricordano la decima, al conte del Cisone Van Marino. Siamo arrivati a 60-70. Adesso c'era il feudalesimo. Parlavamo del feudalesimo. 10% delle tasse. Col signoraggio e i banchieri. Lolo, quanto pagheremo le tasse? Con l'usura, questa è una perizia del Tribunale di Padova, dove che sono stati trovati tassi del 103,449% Gandhi. Questo è un documento ufficiale del Tribunale di Padova, quindi è inconfutabile, non lo può dire il contrario nessuno. Ecco, 103, tutti i trimestri analizzati hanno tassi da usura che vanno dal 23 al 103%, e questo si realizza attraverso l'uso distorto che ne hanno fatto le banche della commissione sul massimo scoperto piano, hai capito? Ecco, hanno applicato la commissione massimo scoperto e l'hanno inserita nel calcolo. Non so se allora, e inserendola nel calcolo hanno portato questo tasso di usura. Allora, Lolo, hai capito? Ecco. Se non governai dai banchieri. No, sì, che con la Costituzione si dà un banchiere su senza elezione, che è il Presidente della Repubblica, oggi l'ha parlato, l'ha detto come notizia, è venuto fuori, mentre il Sud crolla perché ha tutte queste cose, devastazioni naturali, eccetera, che bisogna dare la cittadinanza ai figli degli emigrati. E il problema del Presidente della Repubblica oggi, ha detto, è quello che bisognerebbe dare la cittadinanza ai figli degli emigrati, ma noi abbiamo tanti altri problemi, certo, da affrontare, pratici, certo, compreso quei poveretti che sono sotto le alluvioni e il fatto che siamo governati dai banchieri. Ma allora, siamo purtroppo, dico, senza elezione, siamo governati dai banchieri. Allora, il dato che avevo accennato prima e che mi conferma l'esperto è che purtroppo la massa dei derivati, che sono quei famosi titoli CDS, CDO, swap, sono delle scommesse sul mercato borsistico non regolamentato, tra l'altro, quindi vuol dire che non ci sono regole normative di nessun tipo, copre oltre il 70% della massa monetaria mondiale. E abbiamo solo l'1%, si parlava della tracciabilità fino a 300 euro, ebbene, quei soldi lì sono solo l'1% della massa globale. È chiaro che le persone che lavorano, ecco, quei soldi che lavorano, con l'1%, è chiaro che se abbiamo un'economia che gira sulla speculazione, non parliamo di lavoro concreto, fisico, di valore per la comunità. Il lavoro ha senso se ha valore per la comunità, ma se ha senso per il banchiere basta, perché lui investe nei mercati mondiali, con le scommesse, eccetera, sì, per noi non ha nessun senso, non ha nessun senso per il Veneto, non ha senso. Che cosa che siamo dovuti lavorare? Esatto, allora dobbiamo tornare a essere sovrani di questa moneta, dobbiamo della nostra moneta. Dobbiamo essere sovrani dell'economia, l'economia nazionale reale per la nostra gente, perché la gente lavora.
avendo tolto se... le risorse per pagarla, si ferma. Ha tolto il valore del vero lavoro, del lavoro, quello che hai fatto vedere molto bene come lavoro di notte, sì, fare il ponte, quello ha un valore concreto, tangibile per la comunità, per tutta la comunità. Per tutta la comunità. Ma se mi parli di uno speculatore, di un banchiere, grande banchiere che fa speculazione in tutto il mondo, spostando semplicemente capitali, quindi sì, cambiando dei bit sul computer, sì, cioè per la comunità che valore che ha quello valore che ha? E ma Monti che, vole... Tremonti che voleva sempre aiutare le banche, Tremonti, improvvisamente si è sparito. Ma dove è andato Tremonti? Non lo so, non ho idea. Umberto Bossi, ma era il tuo pupillo. Era il tuo pupillo quello lì. Ma si è sparito. Dove sei andato? Tremonti, dove sei andato? Non lo so, non lo sa più nessuno. Niente, basta, vado via, saluto a tutti quanti. Va via, tanto siccome devi più Monti, non serve più Tremonti. Sì, ma basta un monte. Ma che poi sai che ho scoperto un'altra roba? Che in tutto il mondo gli stati con la parola monte sono i più ricchi del mondo. Montevideo, Monte Carlo e il Monte Negro non si paga tasse, e se tutti con le Porsche, Ferrari eccetera, tutte con la parola monte. Tu prova, non è uno scherzo, cavolo, è la verità. Dove c'è la parola monte ci sono denari. Sì, c'è anche la banca del monte, però la monte è dove si è portato. Monte dei Pegni, Monte Carlo, tre monti, Monte, Monte Video, va a finire YouTube sta roba qua. Non sto scherzando, tu mi guardi, ma la verità, i monti portano soldi. Francesca, dammi un consiglio in questo gran casino, dai, avanti. Non lo so, lui diceva appunto che dobbiamo ridare la dignità al lavoro, comunità, valore al lavoro, alla comunità, eccetera. Mi viene in mente una cosa, non è che le cose abbiano cominciato a girare in un verso sbagliato da quando abbiamo cominciato a perdere le nostre radici? Le radici sono nella terra. Sì. L'Italia ha una grande tradizione di cultura rurale. E oggigiorno forse molti si fanno prendere dalla frenesia di determinati tipi di lavoro, eccetera, e vediamo che alcuni nostri valori fondamentali stanno venendo meno. Ci sono zone che non vengono più coltivate, ci sono zone lasciate al degrado, ci sono giovani che preferiscono essere indirizzati in altri mondi piuttosto che dedicarsi alla lavori che da sempre fanno parte della cultura rurale. Allora mi dicono però gli esperti qua che non possiamo tornare sempre all'agricoltura, mi diceva prima Ortica anche l'assessore Sernaciotto, bisogna trovare anche altri sistemi per venire avanti. La pluralità delle attività che ha fatto grande questo Veneto. Solo 50 anni fa noi avevamo un'agricoltura di sussistenza, perché le famiglie vivevano sugli 8 campi di terra, prendevano un po' di grano, due viti. Poi c'è stata una evoluzione industriale, una trasformazione anche veloce, è stato anche studiato il modello veneto che passa dalla cameriera che vediamo nei film di Milano e di Roma a questa trasformazione, a questo modello che porta una ricchezza diffusa. La scelta importante del Veneto è che non è cambiata nella sua fabbrica veneta, ha avuto un cancello per i dirigenti e un cancello per gli operai. Così invece succedeva nel triangolo d'oro dello sviluppo degli anni 50 del piano Marshall, cioè Milano, Genova, Torino. Cioè la sera credo che lo stesso Benetton andesse a giocare a scopa col suo operaio, insomma. E questa tradizione, che sono queste radici profonde che abbiamo, e anche in un momento di crisi come questa, se noi facciamo l'analisi del PIL, se il Veneto fosse da solo avrebbe un PIL che batte nettamente la Germania, batte nettamente la Baviera, cioè questo mondo che non ha abbandonato quelle radici. Noi siamo conservatori nella tradizione e siamo modernizzatori nell'azione. Questa è una storia che dobbiamo essere orgogliosi di questo. Dopo la pubblicità, dimmi. Bisogna mettersi nei panni degli imprenditori. Quando un imprenditore si trova che una banca gli chiede il rientro per 3 mesi di 50.000 euro al mese, come mi è capitato a un imprenditore che è venuto da me lunedì mattina. C'è un perché di questo. Non so se mi spiego, come fa a dare indietro 50.000 euro al mese a una banca?
Ve lo dite voi. Ma allora vuol dire che c'è un disegno per far morire tutti questi imprenditori? Sì, un disegno. Sì, Ortica, secondo te c'è un disegno. E Basilea 3. Io sono del parere che nei prossimi mesi ne vedremo davvero delle belle, e non so se belle saranno dal punto di vista Che ci sarà un disegno. Secondo me è possibile che molte aziende continueranno a saltare. E questo è un grave problema che sono certo si potrà verificare. Pubblicità. Ortica, allora parliamo di questi tentacoli mondiali che governano il mondo, no? Tramite la Goldman Sachs, il Bilderberg Group, la Trilaterale, tutti questi grandi potentati, sono sempre loro, perché la BCE, di chi è la BCE? Voglio dire, dei potenti banchieri privati. Della Goldman Sachs? Della Goldman, la Casa Reale Inglese. La Casa Reale Inglese, voglio dire, prima facevi riferimento alla banconota da 500 euro, ma se abbiamo voglia di spendere qualche minuto su che cosa significa il signoraggio e l'ammortamento del signoraggio su una banconota da 500 euro, allora ci viene anche più semplice comprendere perché la mossa, secondo me intelligente, di Tremonti di qualche anno fa, quando suggeriva di stampare le banconote da 1 euro e da 2 euro, perché ricordiamo che in Italia viene coniata soltanto la moneta, mentre la BCE stampa la carta moneta. Chissà come mai il suggerimento di Tremonti di stampare le banconote da 1 euro e da 2 euro non è andato in porto. Sarebbe stato un modo per avere un approccio psicologico al denaro. Belluco! Senza fare tanti discorsi macroeconomici, stare nella nostra Italietta, queste banche che dicono che sono solide, che sono corrette, che hanno fatto tutte cose. Basta che non sia Montezemolo tra i conti. Sì. È vero, perché è sfuggito anche Montezemolo, anche qua. Va bene. È un altro monte. Va bene. Queste banchette italiane, come ho detto prima, ne hanno combinate talmente tante e tali che ci sono tanti di quei contenziosi. Io tutte le settimane ho 3-4 contenziosi in mediazione, senza contare quelli che ho in tribunale. Non avete idea di cosa hanno combinato questi signori qua. E vi sto parlando di usura, estorsione, falso in scrittura privata, abuso della posizione dominante. Ne hanno fatte di cotte e di crude. Non so se mi spiego. Qui stiamo parlando con dei veri e propri delinquenti. Non so se sono avete chiaro. Visto oggi, adesso Monti va a trovare la Merkel e Sarkozy. Intanto Sarkozy fa meno la sicurezza del galletto, Francesca, calma anche lui perché comincia. E la Merkel che non riesce a piazzare i boot tedeschi. Però quello non è però per fatto negativo, è fatto positivo. Guardate che la Merkel sta sfasciando l'Europa, La Merkel sta sfasciando l'Europa insieme a Sarkozy. Adesso vediamo, perché Monti è amico di Delors. Jacques Delors, lo ricordi Jacques Delors? Jacques Delors e gli altri Attali eccetera sono del gruppo Fabiano, sono i socialisti mondialisti fabiani, quelli che hanno veramente il potere, e Delors non vede di buon occhio né Sarkozy né quell'altra che viene dai paesi dell'est, perché la Merkel viene dai paesi dell'est. Sì, la viene da qui, altri, è nata con i comunisti. Allora lei è una dentro la testa, ancora la faccia e il martello, perché non te la dimentichi quella roba là. Allora, Gorbaciov mi ha detto, noi riusciremo anche a far crollare il capitalismo. Gorbaciov? Sì, me l'ha detto, ero con Luigino Antonello testimone, eravamo a San Servolo, ancora 5 anni fa, l'ho intervistato, c'era Chiesa e c'era Davide Zoggia, presidente della provincia, che adesso è nel PD nazionale, amico di Bersani. Erano lì tutti ambienti di sinistra, mi trovo lì e parlo con Gorbaciov, e c'era anche Luigino, tu lo conosci bene, è di Montebelluna, certo. E mi ha detto, se tu fossi in Russia, a me, saresti già morto, perché in Russia, quelli che sono come te, che parlano, crack, lì è coppa. Boh, va bene, grazie Presidente, sì, è coppa. Sì, e lui ha detto, ma lei neanche non è buono, Gorbaciov, lei non è buono. Cosa viene a raccontarmi che lei è buono? Era presidente dell'Unione Sovietica, arriva presidente dell'Unione Sovietica, uno che è buono. Lei è cattivo, dentro! Allora cosa viene a parlare qua? Lui mi fa, io vengo a dirle che è morto il comunismo, ma crollerà anche il capitalismo, fra 4-5 anni.
Difatti, difatti sta crollando. No, ma sta crollando il capitalismo. Quanto dura ancora, Giovanni, secondo te il capitalismo? Il capitalismo, pochissimo. Io ti dico che questa forma di Stato crollerà. Allora, voglio vedere Monti cosa riesce a convincere adesso la Merkel con il francese, con Sarkozy. Voglio vedere cosa che farà Monti con Sarkozy e la Merkel. La cosa simpatica è che tutta questa speculazione che in questi mesi ha alzato questo spread, il famoso spread, che quindi erano gli investitori internazionali, il mercato, cosiddetti mercati, che speculavano appunto sul differenziale, ha un risvolto, cioè i CDS, cioè questi investitori internazionali si sono anche assicurati contro il rischio default dei paesi. Quindi vuol dire, tecnicamente, e mi conforterà, credo, l'esperto, che se fosse vero che l'Italia o la Spagna o il Portogallo piuttosto facessero davvero default, qualcuno, per qualcuno a Wall Street costerebbe un sacco di miliardi di premi di assicurazione da dover pagare, perché si sono stati assicurati. Allora, ci conviene fare default a noi. Il problema a noi sì. Il problema di Monti, che è un esponente dei poteri forti, abbiamo detto, è quello di mantenere a galla il sistema, perché se crolla il sistema, gli tocca a loro, ai loro datori di lavoro, pagare un sacco di soldi. Ai datori di lavoro di Monti? Esatto. Quindi io sono rimasto a galla male anche perché, guarda, io sono rimasto male, credimi, di questa mossa. Cosa salviamo? Ma cosa stiamo salvando? Le conviene non pagare i debiti come ha fatto l'Argentina? E l'Islanda, di cui nessuno parla. L'Argentina, cara Francesca, spiega cosa sta facendo l'Argentina. L'Argentina ha un tasso di crescita che mi sembra che sia da 10 anni, da quando ha ripiegato il debito e ha detto no grazie all'FMI, al World, alla Banca Mondiale, eccetera, ha detto grazie, facciamo da noi, da soli, ha avuto 6 mesi di vita dura, questo è vero. Ma adesso è una crescita continua. Ma da 10 anni al 10% all'anno, 10% è aumentato. 100% in 10 anni. Ora, oggi, pochi giorni fa, Obama ha detto dobbiamo fare come l'Argentina. Vabbè, grazie. Perché lui vuole tirare il pacco ai cinesi, no? Perché ha tutti i debiti che ho preso dai cinesi. E l'Islanda, come i banchieri con le pignate. Sì, sono lì, mandati di cattura internazionale. Sì, anche qualcuno in galera. Ma quelli che non sono riusciti a prendere l'aereo messi dentro in galera. Difatti, allora, perché hanno paura che parliamo così? Perché la gente bisogna che capisca che siamo noi sovrani qua, no? Non è che dipendiamo, decidiamo, il nostro popolo deciderà dopo chi andare a prendere casa per casa, per portargli la caramella, ovviamente, no? Perché così siamo felici, mi va chi porta la caramella. L'islandese si sta anche riscrivendo la Costituzione in modo da blindarsi per eventuali futuri. Si sta riscrivendo la Costituzione. Padroni, ecco, io ho sfidato i banchieri mondiali sul Portogallo. Ho detto, perché non fate crollare il Portogallo? Perché non siete capaci di farlo crollare il Portogallo. Caro Draghi, provi a far crollare il Portogallo. Non è capace, perché il Portogallo è garantito dal Brasile e il Brasile ha un'economia come quella dell'Argentina. Giovanni, molto spiega grossa, bene che economia ha il Brasile e anche tu, Ortica. Perché non riusciranno mai a far crollare il Portogallo? Perché i portoghesi, i brasiliani hanno detto non chiedete i soldi alla Banca Mondiale, ve li diamo noi. Noi ve li diamo, che non sono nella Banca Mondiale. Allora, spiega questo meccanismo che è molto importante. Ma semplicemente il non ottenere denari provenienti dal Fondo Monetario Internazionale, che abbiamo comunque capito che assieme alla BCE sono sempre gli stessi, corre il rischio di diventare una dependance del Brasile, che è un paese in enorme crescita, con tassi a doppia cifra, che sta veramente... Ma voi sapete perché hanno ammazzato Gheddafi, hanno attaccato Gheddafi? Perché ha pisciato fuori del boccale, perché voleva fare la sua moneta. E voleva fare il sapete perché hanno ammazzato Haider? Io ho parlato con la sua segretaria personale, sapete che vado spesso là, adesso mi stanno spiegando tante cose. Perché è stato ammazzato Haider? Perché voleva fare la banca della Carinzia con la moneta locale. Allora... Inutile che ci... appena tocchi questi argomenti qua, muori. Ancora 10 anni fa. Perché? Perché sono stato il primo. Ma che bisogna che ti copiti? Scusa. No, scusa, io sono stato il primo, o se non il primo, sicuramente uno dei primi, che ha sfidato il sistema bancario.
e l'ho battuto. Ma non è in grado tu di fare una moneta, Belluco? Tu piano, non sei in grado di fare una piano, moneta come lo fa il Brasile, piano, Gandhi, o come piano, lo fa, o come Gandhi, lo può fare Haider, o come Gandhi, faceva Gheddafi. Gandhi, trovare un presidente di una banca con 20 persone attorno, ma non una banchetta, e dargli dell'imbroglione del truffatore davanti a tutti quanti. Ma e non mi può querelare, e non mi può querelare, Gandhi, sì, ma non mi può querelare, perché io le prove che sì, è così, ma, hai allora, capito? Ecco. Ma ti lasciano vivere finché non rompi troppo, pubblicità. C'è Giovanni Lollo e Francesca Salvador che hanno delle cose da dire, dicono che questo suicidio era già pianificato molti anni fa, vero? Certo, i sistemi i cosiddetti mass media, che sono quelli che ci raccontano come in teoria dovrebbe andare il mondo, poi scopriamo che non è assolutamente vero, no. Internet fa parte di questo progetto, nel senso che è nata, penso già tutti lo sappiano, per scopi militari, in ambienti militari, e quindi poi è stata sviluppata con un certo criterio. Ma la cosa che non hanno previsto, e che ritengo sia quella che vale in internet, è che non è come con i mass media, che tu quando hai l'80, 70, 60% dello share hai in mano la gente. In internet o hai il 100% o anche solo l'1%, famoso Occupy Wall Street 1%, ti scombina i piani. Sì. Non riesci ad avere tu internet, perché puoi dire tutte le cose che vuoi in internet, e troviamo di tutto, perché purtroppo c'è di tutto in internet, ma c'è anche delle voci, sono delle voci, dei segnali importanti, e lì la gente che diventa consapevole li riconosce. E certo, quindi fa il passaparola. Secondo me poi è quello che conta. Una volta i governi, parliamo di centinaia di anni fa, secoli fa, crollavano perché la gente si parlava col passaparola, sì, non mica c'erano i mass, sì, media. E guarda, sono i poveri rivoluzioni, trasportatori che stanno fallendo purtroppo perché fa lavorare qui a 300 euro che viene dalla Bulgaria. Ma vedi, c'è il passaparola anche per la piazza, sai, certo, perché sì, quando accendono vedono che tutta una questa è un'alternativa, una grande valenza, molto credo, alternativa rispetto a quello che dicono. Dimmi tu. Per i trasportatori io sono rimasta sconvolta una sera, che ho dovuto fare un viaggio abbastanza lungo in autostrada. Praticamente non si trova mai, sai, quelle piccole piazzole che si ritrovano là, cioè a una certa ora di notte o al mattino presto sono completamente occupate dal camion. Tu diciamo volta, sì, dormo là, sì, ma tu sì, devi dirmi anche perché Vittorio Veneto, questa donna qua, ha una miniera di libri, di cose interessanti, di cultura alternativa, non ufficiale. Io per parlare ecco, di un'altra ecco, cosa tu, stasera, però hai detto sì, questa cosa qua, molto interessante, caro assessore, perché dobbiamo prepararci a un grande cambiamento. Secondo me fra 5 anni non saremo più gli stessi quando verremo qua, se verremo ancora qua. Saremo diversi, sarà una grande rivoluzione, anche dal punto di vista economico, sociale, cambierà tutto fra 5 anni. Dovremmo vivere in una maniera diversa, dovremmo spendere di meno, dovremmo avere più tempo libero, parlarci di più, vivere in maniera più sana. Ma cosa c'entra? Guardi, lei, questo che ha scritto sta roba qua, non è vero niente, sa perché? Perché la Petra Oberhauser, che è la sua segretaria, mi ha detto che prima di tutto lui era astemio, Haider era astemio, non ha mai bevuto. Il ragazzo che lo ha accusato non aveva senso dopo che era morto, poi questo qua adesso vive come un pascià, quello che l'ha accusato, nell'uso più sfrenato, e dovevano demolire un mito. Tra l'altro Haider, purtroppo c'è la moglie che era anche molto gelosa perché gli piacevano anche molto le ragazze, e quella sera non aveva bevuto niente. Non aveva bevuto niente. Ora, è facile mettere in giro chiacchiere, capisci, per screditare una persona. L'hanno molto fatto, facile. L'hanno fatto anche con Gheddafi, che cosa ne hanno detto di tutti di più? Genocidio, fosse comuni, poi si è scoperto che in realtà... Ceausescu, non ti ricordi? Sì, che Ceausescu aveva addirittura fatto le fosse comuni sì, e compagnia bella. Sì. No, non sono santi, sì, ma no, è sono un santi, metodo... Però, allora, ma... non fraintendermi. È un metodo di sputtanamento, sì, però, parliamo dello sputtanamento. Però capisci? Non citiamo Gheddafi e non citiamo Ceausescu, cioè non si può neanche... No, ma non aveva Ceausescu, quando l'hanno accusato,
in quel momento lì a Timisoara non aveva ammazzato, lo sanno bene i romeni che erano là, non aveva ammazzato come i media nazionali italiani e internazionali hanno detto che aveva fatto le fosse comuni. In quel momento a Timisoara non c'erano le fosse come comuni. Non c'erano, capisci? Allora, lui non era uno stinco di santo, era un dittatore, eccetera. Però l'informazione sbagliata era che aveva le fosse comuni di morti e quelli di Timisoara non avevano le fosse comuni. Non c'erano, capisci? Non era una fossa comune, ma era semplicemente un cimitero. Ma Haider, per tornare a noi, Haider invece è stato accusato di cosa? Perché volevano demolire un mito. Perché guardate che anche Dörfler, gli austriaci adesso, mi hanno detto, mi hanno convocato su. Dobbiamo fare una grande riforma nel nord-est per fare una nostra moneta, ce l'hanno sempre lì, l'obiettivo è quello di fare l'economia nostrana, capisci, locale, l'AIMAT, eccetera, ce l'hanno ancora nel sangue, no? E mi hanno detto, ci dia una mano lei che ha possibilità di parlare a tante persone, e io non sono convinto perché sono ancora fedele all'Italia, sono fedele all'Italia perché tanti gruppi autonomisti, caro Remo, sono pagati da potenze straniere per fomentare disordini. Io non voglio costruire un Veneto che è un piccolo bastione che non conta niente, un Veneto isolato da tutti. Non lo voglio costruire questo Veneto isolato da tutti. Provo a farti una domanda, il Medioevo, i feudi, quelle cose, rispetto alla crisi finanziaria produttiva che vivremo, lo vedi possibile tu un ritorno a aree minori capaci di organizzarsi al proprio interno per la sopravvivenza, quello che è stato il feudalesimo che conosciamo tutti? Cosa no, fatto? No, faccio una riflessione, sì, così, perché come tu stai facendo un ragionamento, oggi noi viviamo nelle macro aree, l'America Latina, l'America del Nord, l'Europa, l'Africa che è ancora ferma e l'estremo oriente, Cina e India in particolare, che fanno ragionamenti di grandi. Come diceva prima il dottor Ortica, che mi sembra molto afferrato sul tema delle banche e del sistema monetario europeo e mondiale, diceva ce la faremo, faremo il modello Argentina. Attenzione, l'Argentina ha un territorio molto grande, però ha detto di no a tutti, a quelli che noi adesso diciamo di sì. Lei ha detto di no. Di no. Ha avuto oggi fare un ragionamento in Europa di questo tipo, di tornare a una lira, tornare... Tutti ti contestano e ti dicono ma ci salviamo se stiamo insieme, se siamo in una dimensione più importante. L'euro è sovrano, la moneta sovrana del popolo, ma è delle banche, è quello il problema. Purtroppo è quello il problema. Ma la sfida è quella che ce la faremo e il grande benessere avrà un periodo, un declino lungo, perciò lo vedremo non in 5 anni, ma probabilmente in 10, in 15. Ma intanto quando si parla dell'impero romano, detto così, sembra che sia finito quando è arrivato Gesù Cristo. No, quello d'Oriente è finito 1500 anni dopo, quello d'Occidente 500 anni dopo, circa 400 anni dopo. E noi che abbiamo una potenza economica, sociale e culturale, dobbiamo metterle insieme queste tre valori. Il valore culturale non è un valore secondario, è molto importante rispetto a quello economico. Una forte economia come quella occidentale, costruita in 70 anni, dove le due sponde dell'oceano Atlantico sfruttavano perché si sono ben organizzate ed era un terzo del mondo, mentre due terzi dell'altro mondo disorganizzato subiva la ricchezza che noi abbiamo vissuto. Il tempo per chiudere una partita così importante, quella delle sponde atlantiche economiche, sarà di 30 anni, magari riducendo certo il tutto. Sai cosa mi ha detto Dörfler? Mi ha detto, Gandhi, noi abbiamo l'energia nostra per conto nostro con le montagne, no? E l'energia idroelettrica, abbiamo tutto. Io ho comprato tutte macchine elettriche, è già andato avanti con l'elettrico. I laghi puoi bere l'acqua, là puoi bere l'acqua, prendi un bicchiere e bevi. Abbiamo la vostra agricoltura e i porti, perché abbiamo i porti vostri, la vostra pianura con l'agricoltura. Le nostre montagne abbiamo il legno, abbiamo le tecnologie, perché abbiamo anche noi da grandi ingegneri, capacità insomma informatiche eccetera. Sì. E voi veneti avete il porto più grande di tutto, quasi uno dei porti più grandi del Mediterraneo, con Venezia che si sta sviluppando. Abbiamo tutto per fare, dobbiamo pensare ai giovani e ci facciamo una nostra economia, e ci organizziamo a vendere agli stati che, come ha fatto l'Argentina e il Brasile, che non sono
nel gruppo mondialista dei pazzi scatenati che vogliono far crollare tutto, ma collaboriamo fra stati, però creiamo un piccolo paradiso terrestre e possiamo fare un paradiso terrestre qua a casa nostra. Possiamo fare un paradiso terrestre a casa nostra, se vogliamo. Ma il problema è, gli ho detto, Presidente, non ci lasceranno, perché ci attaccheranno e ci distruggeranno. Perché non possono permettere un paradiso terrestre. Allora, vedi, tu mi hai fatto una domanda interessante, io sto leggendo le regole di San Benedetto. San Benedetto ha vissuto lo stesso momento storico in cui viviamo noi adesso. E le 63 regole di San Benedetto, non abbiamo bisogno di andare a leggere i pensatori cinesi o indiani, scrivere bene. E lui era vissuto nel grande caos, nella grande crisi, nella grande recessione e nelle grandi guerre. Leggete le regole di San Benedetto, perché c'è anche la Chiesa che interverrà molto presto. Allora Ortica, tu secondo te cosa succederà? Dimmi. Io ho la percezione che nel giro di qualche anno ci sarà un'altra crisi che sarà veramente devastante. Per quello ritengo debbano essere attuate delle politiche del territorio volte a essere di sostegno all'economia stessa. Questo è fondamentale. I piccoli nuclei? Sì. Tu sei per i piccoli nuclei? No, non è, ma dice, ma organizziamoci, no, per questo. Dobbiamo organizzarci. Ma sai cosa vuol dire? Vuol dire dire di no alla Casa Reale d'Inghilterra. Vuol dire dire di no a quel francese lì che con quell'altra della DDR, dei comunisti dell'est, stanno distruggendo l'Europa. Perché Merkel e Sarkozy stanno distruggendo l'Europa. Tu mi hai fatto la domanda e io ti ho risposto e ti ho detto quello che penso. Ma tu secondo te Monti farà questa roba qui? No. Non lo farà Monti. È stato messo lì apposta. No, a fare piccoli nuclei, voglio dire. No! No, ti dico, Monti farà i piccoli nuclei? No, no, è il contrario, è il contrario. Napolitano è uguale, il suo amico l'ha messo lì apposta, l'ha messo lui. Non c'è, il popolo ha detto qualcosa, il popolo. E i partiti che sono, è inutile che veniate a dire, signori partiti, che voi siete dietro le quinte. Se voi non volete, Monti non fa niente. Quindi voi siete come Ponzio Pilato. O no? Sbaglio? Assolutamente sì. Va avanti, chi che mi viene da ridere? Monti non fa niente se voi non volete. Il popolo punirà tutti. Tutti. La Lega si è messa all'opposizione. Perché ridi, Belluco? Perché ridi? Perché i problemi che ci sono adesso c'erano anche prima. Hai capito? Perché se le banche sono sovradimensionate, devono andare anche loro in cassa integrazione. Devono andare in cassa integrazione, non far pagare il denaro al 15-20% perché loro devono mantenere i loro privilegi. C'è cioè, Passera che prendeva 35 milioni di euro, non so se mi spiego, prendeva 10.000 euro, 100.000 euro al giorno. 100.000 euro al giorno prendeva, non so, e non c'era solo lui, ce ne sono una quantità industriale di gente, l'ha detto un signore che era seduto lì, di non so quale partito, che ci sono 363 italiani che prendono 90.000 euro al mese di pensione. Come possiamo reggere noi questi livelli qua? Che c'è gente che vive con 234 euro di pensione e se da Giotto lo sa. Il 50% a meno di 500 euro, il 50% dei pensionati, sì. 8 milioni di pensionati a meno di 500 euro. Il problema euro è la distribuzione, gli sprechi che ci sono sui ministeri, bisogna dirlo chiaro, solo la Presidenza del Consiglio spendeva, spero che con Monti si spenda molto, ma molto meno, 4 miliardi e 300 milioni di euro l'anno. Ma vi rendete conto quanti soldi sono? Devo purtroppo lanciare la pubblicità. Facciamo la considerazione, Giovanni Lollo. Bisogna avere il coraggio di fare delle scelte importanti. Assolutamente, e credo che il periodo di crisi che stiamo vivendo in realtà sia una grandissima opportunità, perché nel mondo non c'è mai stata come oggi tanta ricchezza. Il mondo è cresciuto a livello globale del 5% negli ultimi anni mediamente, ma il 5% è dovuto al fatto che Argentina, Brasile, Cina crescono del 10%, sì. E noi in Europa, America, Nord America, crescono dello 0,1, 0,2, 0,2, dell'1%. Ma l'India mi pare che cresce, no? L'India 10%, eccetera. Ma loro hanno un'economia, spiega, non come loro non hanno la speculazione. Economia. No, loro non hanno la speculazione che abbiamo noi.
Non hanno, ne hanno molta meno, molta meno, a livello fisiologico diciamo. Qui da noi ormai, come dicevo, il 70% della massa monetaria occidentale è speculazione, pura speculazione, che va contro quindi il lavoro, quindi contro i lavoratori, contro le famiglie, contro i cittadini e anche contro le imprese. E chiaramente l'1% che resta di moneta circolante non è sufficiente, è come una persona che stia morendo dissanguata, letteralmente. L'economia sta morendo dissanguata, senza la linfa vitale della moneta. Ma perché lo farebbero secondo te? Perché lo fanno? Perché speculano. Ma cosa fanno questi soldi qua dopo? Dove li investono? Fanno con lo yacht a vivere alle Bahamas, che ne so, cioè chi gestisce fondi di investimento guadagna milioni di euro al giorno, dicevo giustamente prima, quindi stanno benissimo loro dal loro punto di vista. È l'economia che muore. L'economia muore, infatti. Per pagare stipendi, mega bonus ai Goldman Sachs, ai manager, eccetera. Corrompere politici, corrompere tutti. Sia chiaro, perché quando si ha una massa, quando i soldi li misurano a metri cubi, perché questi signori li misurano a metri cubi i soldi, hanno in mano tutto, controllano tutto. E io dico, e qui lo dico e qui lo confermo, e i CTU dei tribunali, cioè quelli che fanno le perizie per i tribunali, qui abbiamo una perizia fatta dal tribunale, è stata una meraviglia, ma ci sono perizie fatte dal tribunale che fanno letteralmente schifo, signori, che sono, che gridano vendetta alla categoria dei CTU. Bene, grazie, accontentiamo questo SMS, che visto che vuol farti parlare, Francesca, dimmi qualcosa allora. Io ero venuta per parlare di un altro argomento, volevo parlare della Fondazione per la Cultura Rurale, di cui faccio parte, mi hanno chiamato nel comitato scientifico, però potrebbe essere un argomento interessante, mi devi fare una serata completa, invitarmi e mi lasci parlare quasi tutta la sera. Ci diceva il nostro gradito ospite che si prospettano anni molto bui in avvenire. Quindi questa cosa che noi stiamo facendo per la valorizzazione del territorio, della natura, dell'ambiente, soprattutto attraverso l'educazione dei giovani, e stiamo già programmando dei centri didattici che dovrebbero partire a breve in Veneto e poi si espanderanno in tutta Italia, potrebbe essere anche un traino, potrebbe essere anche un sistema per poter uscire dalla crisi. Tu dici sempre possiamo vivere con 150 euro al mese mangiando, no? C'è qualcuno che dice che ci sarà... Ho provato, sì. parliamo di mangiare, basta. Sì. Non di scarpe, sì, vestiti, sì, sì, eccetera, sì. Parliamo di mangiare. Ma è possibile? Se la crisi sarà così come si prospetta, ci saranno anche problemi per... la sopravvivenza e la sussistenza dal punto di vista. Grazie, assessore Cernagiotto. Io sono un po' più ottimista. Noi abbiamo una ricchezza che hanno costruito i nostri padri, che tutti dicono le nostre generazioni saranno le ultime, le prossime verranno peggio di noi. Ma noi gli ultimi 10-15 anni, a proposito anche di tutti quei finanziamenti oltre i capitali, perché c'è stato un periodo, adesso le banche sbagliano completamente, c'è stato il grave errore secondo me, quando 25 anni fa, e credo che il signor Lollo ma anche il signor Ortica si ricordi, che quelle banche che non hanno deciso di fondersi, cioè far fusione alla Cassa del Risparmio della Marca, sembravano dei disgraziati, oggi viviamo più sui crediti cooperativi che su Unicredit e su Banca Intesa sinceramente, ma a quel tempo, 25 anni fa, se non ti fondevi, se non eri grande, non eri nessuno. Io credo ancora in un territorio attivo, però credo che possiamo conciliare insieme la capacità delle multinazionali tascabili, guardare il mondo e avere la forza di competere. Poi sta nascendo in tutto, io con le politiche sociali sto studiando tutto il tema delle fattorie sociali e delle imprese sociali sulla disabilità, non solo passività ma attività per quello che possono dare, perché sono parte, fattorie sociali sono importanti, sono parte della nostra comunità, quello che diceva la cultura rurale, dei nostri giovani potrebbero, non come una volta rovinandosi le mani e compagnia, ma oggi c'è la tecnologia che con 3 ettari di terra coltivando un buon vino, se è su quell'area, potrebbero avere un'economia di 20, 25, 30 mila euro all'anno, che è uno quello lì che ho detto. Che ma è un reddito ISE familiare, non è un reddito ISE individuale. Questi sono estremi rimedi,
questi sono estremi rimedi. Speriamo di non arrivare lì. No, io per primo dico speriamo di non arrivare lì. Ma i frati felici che studiavano, i benedettini che studiavano e hanno preservato la cultura nel Medioevo più buio, mentre i guerrieri si ammazzavano un con l'altro nel 1500, eccetera. I benedettini, anche il padre, il Santo Padre è benedettino. I benedettini, loro erano felici con un soldo piccolo al giorno, perché loro avevano il loro orto e vivevano del loro orto, ora e lavora, e avevano tanta cultura, leggevano, studiavano e pregavano. Questo è un estremo rimedio, ovviamente. Ma avevano paura i frati. Quando andavano col saio in giro per il mondo, e andavano anche in Cina a piedi, avevano paura, erano più felici di noi. Siamo noi abituati a essere troppo nel lusso. Certo. Ma non voglio arrivare a lì. Però bisogna che diamo speranza alla nostra gente di riorganizzare questa società, ma radicalmente. E lo dobbiamo fare noi dal basso, non con i banchieri dall'alto, senza i banchieri. Dimmi un ultimo commento, poi ci lasciamo. No, permettimi semplicemente di esprimere un augurio di cuore, che è quello per cui ciascuno di noi si riappropri di quelli che sono dei valori sociali, dei valori etici, e che la famiglia possa essere il punto di riferimento per tutti. La famiglia, sì. Lo dico, si sta parlando da anni del famoso quoziente familiare. Quoziente familiare vuol dire, spieghiamolo per qualche cittadino, vuol dire che se una famiglia ha quattro figli non dovrebbe pagare il 40 di tasse, ma dovrebbe pagare il 25, perché è una famiglia. In Veneto, la regione del Veneto, il mio assessorato, ha fatto quest'anno con 1 milione di euro quello che io ho chiamato il quoziente familiare artigianale. Non posso abbassarti le tasse perché non ne ho la competenza, ma decido, da 4 figli vuol dire famiglia numerosa, ti do 600 euro all'anno, con 5 figli 700, con 6 figli 800, poi parti trigemellari, fino ai 9 figli, ci sono poche famiglie, 1200 euro. Sono arrivati però alla richiesta di 2 milioni di euro, perché abbiamo scoperto, prima, ricognizione generale, sembrava che 1 milione bastasse. Sono arrivati, il prossimo anno io chiederò nel bilancio di averlo, perché questa è ricchezza, era quello che dicevo. Cioè, se una famiglia veneta fa 4 figli, quei ragazzi sono quelle braccia che garantiranno tutti quei vecchi che saremo noi. Sì. E perciò la sfida è quella, non solo di fare venire gli altri, certo, ma di cominciare a costruire in Veneto famiglie robuste. Non possiamo sperare, o poi ci lamentiamo che gli extracomunitari vengono qua a farci 4-5 figli. Riprendiamo questo, l'abbiamo fatto quest'anno per 1 milione di euro, io spero in questa enorme crisi di farlo per 2 milioni di euro, ed è un quoziente familiare che la regione del Veneto ha deciso di assumersi in prima persona, visto che non può avere la competenza sulla grazie ai miei ospiti, e noi continuiamo a trovare soluzioni. C'è Manzato che ha detto prendiamo le aree demaniali e dopo le diamo ai giovani con il progetto. Cominciamo concretamente a fare robe. Lui ha fatto a portare questi giovani da bambini invece che a casa. Cominciamo a trovare soluzioni. E un giorno è già venuto anche Dorfler qua con Tondo, eccetera, e anche Jakovčić. Un giorno vi farò vedere e parlare di nuovo di queste loro teorie, per le quali Heider è stato ammazzato. Purtroppo è successo così. Queste loro teorie di un'altra economia, che quel gruppo come in Argentina e in Brasile che vogliono fare economia reale. E io sfido di nuovo Monti, Draghi e tutti a far crollare il Portogallo. Non riuscirete a far crollare il Portogallo. Ogni puntata vi dirò, fate crollare il Portogallo. No, non ce la fate perché c'è il Brasile dietro. Buonanotte.